Buonasera a tutti, benvenuti, grazie per la partecipazione a questo incontro organizzato dalla Fondazione Circolo dei Lettori di Torino, in partnership con la Camera di Commercio di Torino, che ringraziamo. Ringraziamo i nostri ospiti qui presenti con noi, Giuseppe Cambiano, professore emerito alla Normale di Pisa, che in un festival del classico davvero non ha bisogno di ulteriori presentazioni. Benvenuto. E Ferdinando Cotugno, giornalista freelance, avviato alla professione fin da molto giovane, i cui reportage sono ospitati su diverse testate di prestigio. Io sono Lucilla Moliterno, ho un passato oscuro da studiosa di filosofia politica antica e sono qui per moderare la discussione dei nostri due ospiti intorno al tema tanto affascinante quanto denso, delineato in questo ambiziosissimo titolo, leggo, Storia del lavoro dal mondo greco alla società capitalistica. Ci confronteremo con i nostri due ospiti anche a partire da un contributo video del professor Daniel Mercure, che è un sociologo del lavoro canadese, essendo in Canada non può essere qui presente con noi. Quindi, per non sottrarre tempo ulteriore alla discussione che seguirà, invito per favore i colleghi della regia a far partire subito l'intervista. Grazie. Bene, buonasera a tutti. Io sono Stefano Felci, sono il direttore del quotidiano Domani. Mi spiace non essere lì in presenza con voi, ma ho comunque una grande opportunità che è quella di discutere delle grandi questioni del mondo del lavoro, anche di smart working e di tutto questo attraverso, diciamo, i secoli e i millenni, con Daniel Mercure, che è un sociologo, è uno dei sociologi più importanti, che ha studiato proprio le trasformazioni del mercato del lavoro, non soltanto una prospettiva storica, ma cercando di dare, come fanno i sociologi, un senso, una chiave di lettura e un'interpretazione per aiutarci a capire anche quello che ci circonda. Allora, il titolo di questa nostra chiacchierata è molto ambizioso, perché è Storia del lavoro dal mondo greco alla società capitalistica, e cercherò di condensarlo in alcune brevi domande per il professor Mercure, che ricordo insegna all'Università Laval ed è poi affiliato con molte altre istituzioni. L'Università Laval è in Canada. Ecco, professor Laval, le chiederei di partire da una domanda semplice ma anche molto complessa allo stesso tempo, cioè gli antichi greci da cui dobbiamo partire avevano più o meno tempo libero di noi? Quanto spazio occupava il lavoro in civiltà premoderne? Era così totalizzante come è per noi? Buonasera, grazie al Festival Classico per il suo invito. Je m'excuse de ne pas parler italien, je suis heureux d'être avec vous ce soir. Alors, la question qui est posée par mon collègue laisse sous-entendre que le travail comme catégorie existe dans l'Antiquité. Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de catégorie de travail. Il y a des métiers, il y a des activités. Et si on retient deux éléments clés, la finalité ou si vous préférez le sens, et deuxièmement, l'importance. Alors, si on retient ces deux éléments, on peut dire que dans l'Antiquité, le travail n'est pas quelque chose d'important et qu'il n'est pas au centre des finalités de la vie. C'est plutôt la politique, le débat, l'exercice de la raison sur la cité qui est importante. Ça, c'est pour les citoyens. Il y a, à côté de cela, évidemment, beaucoup d'activités à travers les esclaves ou du côté de l'agriculture que nous appelons
travail. Si on entend par travail l'usage coordonné que fait l'être humain de ses habiletés manuelles, mentales, pour fabriquer des biens utiles. Première partie de la réponse. Dunque, la risposta a questa prima domanda, innanzitutto mi scuso perché per non parlare italiano e mi scuso anche per non poter essere con voi stasera. Quindi per venire alla risposta alla sua domanda, la prima parte di questa domanda fa sottintendere che il lavoro esista, diciamo, sin dall'antichità. Non erano in realtà delle categorie di lavoro, ma si parlava piuttosto di mestieri, di attività. Se io penso a due elementi fondamentali, due elementi chiave, cioè da una parte il senso, la finalità del lavoro e dall'altra parte l'importanza del lavoro, ebbene possiamo dire che nell'antichità il lavoro non era così importante, così fondamentale come lo è oggi e non era il centro della finalità, diciamo, della vita. Era molto più importante la politica, la discussione, il dibattito, l'esercizio della politica appunto all'interno della polis. Questo per quanto riguarda appunto i cittadini. C'erano però tutta una serie di attività che venivano svolte per esempio dagli schiavi oppure nell'ambito dell'agricoltura che noi chiamiamo lavoro e che riguardano appunto l'uso coordinato delle abilità di qualsiasi essere umano, abilità mentali o manuali. Questo appunto per la prima parte della risposta. La deuxième partie de la réponse, en conséquence, c'est que la notion de loisir, qui se définit par rapport à l'activité de travail, ne se présente pas telle que nous le pensons maintenant. Il y a une activité, par contre, qui est chez les citoyens dominante dans la Grèce antique. C'est le débat, comme on le retrouve chez Aristote, chez Platon, chez Xénophon et les autres. L'animal humain n'est pas un animal, dirait un animal laborens, un être humain qui fabrique, c'est un être humain qui débat sur la cité. Je parle toujours des citoyens. Donc cette notion de loisir, c'est plutôt un ensemble d'occupations différentes, mais qui ne se définissent pas par rapport au travail. L'invention du loisir est quelque chose de récent, en fait, comme activité catégorisée. Dunque, per venire invece adesso alla seconda parte della risposta, diciamo che la nozione di divertimento, di tempo libero rispetto al lavoro non era uguale a come la pensiamo, a come la ipotizziamo oggi. Naturalmente, come dicevo prima, c'erano delle attività fondamentali, delle attività molto importanti che venivano svolte dai cittadini nella Grecia antica e che riguardavano appunto il dibattito nella polis e il cittadino è considerato come un animale lavoratore, diciamo. C'erano poi però, per quanto riguarda appunto questa nozione di divertimento, di tempo libero rispetto alla categoria del lavoro, c'erano varie occupazioni che venivano definite in maniera diversa rispetto a come le definiamo oggi. L'invenzione del tempo libero è un'invenzione recente in quanto attività categorizzata. Ecco, non so se c'era un appendice, posso andare. No, visto che non abbiamo tantissimo tempo, chiederei a questo punto di fare l'ultimo miglio di questa discussione. Abbiamo avuto un grande shock che è stato quello della pandemia e che nella percezione di molti, almeno nell'immediato, ha cambiato per sempre il nostro rapporto con il lavoro, perché ci siamo abituati a lavorare da casa, perché abbiamo avuto molto più tempo da organizzare senza più l'ufficio, siamo tornati in un mondo
più simile a quello che il nostro professore raccontava all'inizio, quello in cui non c'era una divisione del lavoro, una divisione così netta tra il momento del lavoro e quello della vita. Ecco, volevo chiedergli che bilancio faceva, cioè se la pandemia aveva cambiato tutto o se invece non ha cambiato niente rispetto al mondo del lavoro che abbiamo visto nella fase finale del percorso che lei ci indicava. Question fondamentale et qui va droit au but. Je dirais deux choses. D'abord, il y a la structure sociale et on ne s'y arrête peut-être pas suffisamment. Et ensuite, il y a de nouveau l'éthos du travail. À mon sens, il y a changement pour chacun des deux thèmes. Alors, sans prendre trop de temps, je voudrais revenir sur la construction de la société industrielle. Ses assises. Et cette société industrielle, elle s'est modifiée en société qu'on appelait post-industrielle, qui est fondée sur la connaissance. Mais les principales assises dans ce passage de la société industrielle à post-industrielle n'ont pas été beaucoup modifiées. Par contre, au cours des 10 dernières années, et spécialement avec la pandémie, là, il y a une modification fondamentale. De quoi s'agit-il? Si on reprend les éléments clés retenus par Max Weber et par la plupart des sociologues du travail pour caractériser la société industrielle, on se retrouve avec, en gros, 4 éléments fondamentaux. Et 3 de ces 4 éléments fondamentaux sont en transformation. La société industrielle, premièrement, elle sépare... Sont ou sont pas en transformation? Sont ou sont pas? Sont en transformation. Donc, il y a 4 éléments fondamentaux qui définissent la société industrielle, qui demeurent présents dans la société post-industrielle. Et parmi ces 4 éléments, il y en a 3 qui sont en modification en profondeur. Alors, premier élément qui caractérise la société industrielle, c'est la séparation du lieu de travail de celui de la famille. Ça, c'est le premier élément de la société industrielle. Or, tout à fait dans le sens de la question qui vient d'être posée, effectivement, cette distance avec le télétravail notamment, elle se réduit pour un 30-35% de la main-d'œuvre. Donc, c'est un des piliers qui est en train d'être mis en question. Deuxième élément qui caractérise la société industrielle, c'est le regroupement des travailleuses et des travailleurs dans de grands ensembles, dans de grandes usines, dans de grandes organisations. Eh bien, cet élément aussi est en transformation. Avec la géoéconomie, avec le télétravail, avec ce que nous avons vécu. Troisième élément, la division du travail en activités multiples. Eh bien, les transformations au cours de la pandémie ont obligé les organisations à élargir la palette d'activités. D'ailleurs, on se sent de plus en plus envahi par un ensemble de choses. Alors, 3 des piliers de la société industrielle, mais qui continuaient à caractériser la société post-industrielle, sont remis en question. Et en ce sens, la question qui est posée par notre intervieweur, la réponse c'est oui. C'est-à-dire que oui, il y a ce rapprochement, mais ce rapprochement travail-vie privée, cette difficulté de trouver des frontières, il faut voir que du point de vue structurel, c'est une remise en question des anciennes assises de la société industrielle et post-industrielle. Le quatrième élément, lui, demeure toujours là. Le quatrième élément, c'est la rationalisation de l'organisation du travail pour la recherche de l'efficience. Et là, on est dans une quête de recherche d'efficience sur des bases nouvelles, avec un non-regroupement des travailleurs, une quasi-fusion de l'espace privé de l'espace de travail, et puis un élargissement des tâches. Donc ça, c'est un premier changement. Et il est important. Le deuxième changement nous renvoie à l'éthos du travail. C'est-à-dire, il y a ici quelque chose de fondamental qui vient de se produire, c'est que les catégories qu'on appelle au Canada professionnelles, ou donc diplômées universitaires, avaient beaucoup d'autonomie avant la pandémie. En tout cas, pas mal d'autonomie. Ceux qui n'en avaient pas, c'était le personnel technique et de soutien. Et là,
eux découvrent la liberté d'aménager leur travail chez eux avec le télétravail. C'est sûr qu'on ne parle que de 35 ou 40% de la main-d'œuvre. Mais il y a une modification là qui se produit dans la valeur accordée au travail, la place qu'on lui accorde, l'importance qu'on lui accorde. Et tout ce changement ramène la main-d'œuvre, amène, pardon, la main-d'œuvre à reconsidérer l'importance et la finalité du travail. Je veux juste dire que l'importance qu'on accorde au travail, c'est quelque chose qui varie dans le temps. C'est tout à fait normal. Vous avez des enfants, vous êtes sur le point d'avoir des enfants, le travail revêt moins d'importance, et puis après un an et demi, là, vous en avez assez, le travail reprend de l'importance. Donc, ça, ce sont des changements normaux. Le sens du travail, la finalité, je travaille pour obtenir des sous, j'ai une vision instrumentale, je travaille pour obtenir des gratifications symboliques, ou alors je travaille de manière expressive. On oppose orientation instrumentale, orientation expressive. Quand il y a des changements à ce niveau, là, c'est fondamental. Et ce que nous savons, c'est que le sens du travail, le questionnement sur la finalité du travail, c'est quelque chose que nous vivons très fortement en Amérique du Nord et de ce que je comprends aussi en Europe. Alors, c'est majeur. Ça reconfigure, donc, pour terminer, ça reconfigure la place et le sens du travail dans la vie. On est en questionnement là-dessus. Ça reconfigure les organisations, les modes d'organisation du travail. Et puis, dans la vie privée, c'est évident que ça conduit à de nouveaux aménagements quant à la frontière entre ma vie privée et ma vie de travail. C'est pas quelque chose de secondaire. On a cru au tout début de la pandémie que ce serait passager, mais c'est pas le cas. On a des données statistiques assez claires sur le nombre de démissions, leur réorientation. Cette pandémie nous a conduit à une réflexion sur nous-mêmes, sur la place qu'on accorde au travail dans notre vie et sur le sens qu'on doit lui accorder. Merci. Dunque, la questione è, come dire, è fondamentale, la domanda è fondamentale, va come veramente dritta al cuore della questione. Da una parte abbiamo la struttura sociale, la struttura della società, dall'altra, importante, l'abbiamo visto, l'ethos del lavoro. La struttura della società è cambiata fondamentalmente. Noi siamo passati da una società industriale a una società post-industriale basata sulla conoscenza. Ci sono tutta una serie di elementi che sono cambiati, altri che invece non sono cambiati. Se riprendiamo il pensiero di Weber, per esempio, o anche di altri sociologi per quanto riguarda la trasformazione della società e del lavoro, il carattere della società industriale e post-industriale, vediamo che ci sono fondamentalmente quattro elementi alla base appunto dell'organizzazione della società. Tre di questi si sono trasformati profondamente. Di questi quattro elementi, tre riguardano fondamentalmente la separazione fra il luogo del lavoro e la famiglia. Effettivamente questa distanza fra il luogo dove si svolge il lavoro e dove è la nostra famiglia riguarda circa il 30-35% dei lavoratori. In secondo luogo abbiamo il raggruppamento dei lavoratori in grandi organizzazioni e anche questo è stato modificato con la gig economy, con lo smart working e il telelavoro. Inoltre la divisione del lavoro in attività multiple, anche questo è un fenomeno, un elemento che è andato sviluppandosi. Le varie organizzazioni hanno dovuto ampliare le proprie attività.
Quindi ci sono tre elementi fondamentali della società industriale che hanno poi continuato a caratterizzare anche la società post-industriale, che sono stati rimessi in discussione nel periodo della pandemia. Quindi, se posso rispondere alla sua domanda, la risposta è sì, ci sono stati questi profondi cambiamenti, queste profonde trasformazioni. Si è riavvicinato in qualche modo la vita privata e il lavoro, in alcuni casi si è avuta difficoltà a trovare una separazione netta, una frontiera netta fra il lavoro e la vita privata. Quindi ci sono questi quattro elementi che ho citato prima e che restano. C'è la razionalizzazione, l'efficienza del lavoro che si basa su dei nuovi elementi e che raggruppano i lavoratori in nuovi spazi di lavoro. Infine abbiamo come ultima trasformazione le categorie professionali. Per esempio nell'America del Nord quelli che sono i laureati, gli universitari, quindi le categorie professionali più alte hanno sempre goduto di una certa autonomia. Ma questa autonomia nel gestire il proprio spazio di lavoro non era, come dire, garantita ai tecnici, che durante la pandemia invece hanno scoperto la libertà dello smart working e del telelavoro. Quindi tutte queste trasformazioni, tutti questi cambiamenti hanno portato i lavoratori a ripensare l'importanza e la finalità del lavoro. L'importanza del lavoro all'interno, nel quadro della propria vita, perché per esempio quando uno ha i bambini piccoli, la finalità principale è l'accudimento del bambino piccolo, ma quando questo bambino cresce è normale, è evidente che il lavoro torna a essere centrale nella vita di una persona. Quindi dicevamo, la finalità del lavoro che è cambiata, e questo appunto è un elemento centrale, un elemento fondamentale che è stato trasformato. È stato trasformato il senso, la finalità del lavoro, così come viene vissuto nell'America del Nord, ma mi pare di capire anche in Europa. Quindi la pandemia ha riconfigurato in un certo senso il luogo, ma anche e soprattutto il senso del lavoro nella vita delle persone, ha riconfigurato l'organizzazione, il modo di organizzare il lavoro e anche come appunto questo lavoro viene riconfigurato nel rapporto con la vita privata e nel rapporto con il tempo libero. Se pensiamo anche all'ondata di riorientamento professionale, di dimissioni che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo appunto negli ultimi tempi, ebbene possiamo dire che la pandemia ha portato a riflettere, a farci riflettere sul lavoro e sul senso del lavoro. Grazie. Direi che questa, la sintesi della risposta finale, dimostra quanto il professor Berchiura ha pensato questo argomento e che capacità di condensarlo ha avuto. Avremmo avuto da parlare ancora per molte ore, perché veramente abbiamo solo toccato la superficie, ma purtroppo il tempo è limitato. Io ringrazio davvero il professor Berchiura per questa diciamo, sintesi così profonda, ma anche compatta, di un tema che riguarda, per fortuna o purtroppo, tutti noi. Quindi grazie a lui, grazie al Festival, e spero avremo altre occasioni per continuare questa discussione. Oui, à tantôt, de vous remercier pour l'intelligence et la profondeur de vos questions et la qualité de votre traduction. Je voudrais surtout remercier le Festival del Classico. C'est une institution qui devrait être imitée à travers le monde. Je suis très honoré d'avoir été invité par vous, car je sais que ce festival a un grand rayonnement, et je vous remercie à tous et toutes de m'avoir invité. Et ce fut un plaisir pour moi de vous rencontrer. Merci à vous tous.
Sì, anch'io vorrei ringraziare per le domande molto approfondite che mi sono state poste, per la qualità della traduzione. Vorrei ringraziare il Festival che rappresenta veramente un'istituzione che dovrebbe essere imitata in tutto il mondo, e per me è stato veramente un grande onore poter partecipare e un grande piacere partecipare a questa intervista. E ringrazio ancora una volta per l'invito che mi è stato rivolto. Ok, benissimo. Ripartendo da queste suggestioni, apriamo il dibattito ai nostri ospiti. Solleciterò prima Cambiano, poi Cotugno, e poi vediamo se ci sarà il tempo di aprire il dibattito o se dovremo chiudere. Dunque, naturalmente siamo d'accordo, credo, tutti, che lungo la storia del pensiero occidentale è cambiato la connotazione assiologica che diamo al lavoro. Pensiamo ad esempio che in moltissime lingue l'etimologia del verbo lavorare è legata alla fatica, al travaglio, a qualcosa di dispiacevole, mentre oggi generalmente avere un'occupazione è qualcosa considerato positivo. Ciò premesso, lei è d'accordo con l'affermazione, con la tesi, che nell'antica Grecia non esistesse la categoria di lavoro? Inoltre, Mercure connette questa scarsa importanza che veniva data al proprio mestiere alla rilevanza invece della sfera pubblica nella polis. A suo avviso, dunque, questa invenzione della categoria di lavoro potrebbe essere connessa a quella che Norberto Bobbio chiamava la rivoluzione copernicana, cioè il passaggio a una concezione individualistica della società che soppianta quella organicistica? Prego. Sì, mi limiterò a poche osservazioni. Cioè, condivido la tesi generale dell'assenza di una categoria unificata di lavoro, ma anche un termine completamente corrispondente al nostro lavoro penso sia difficile trovarlo. Quando ci si pone però il problema del lavoro nel mondo antico, credo che occorra tenere presente un fatto decisivo, secondo me, cioè che le rappresentazioni del lavoro fornite dagli antichi provengono tutte da, ovviamente, è inevitabile, da ceti colti, intellettuali. Non abbiamo il punto di vista di chi poi lavorava effettivamente. Questa è una distinzione fondamentale da fare, altrimenti scambiamo una rappresentazione intellettuale per una realtà storica effettiva, quasi facendoci dimenticare o mettere in secondo piano la centralità del lavoro anche nel mondo antico. Però qui occorre, a mio modo di vedere, distinguere tra tipi di lavoro, proprio perché manca una nozione unificata. E cioè le tre attività lavorative fondamentali di allora, che sono l'agricoltura, l'artigianato e il commercio. E allora bisogna tentare di analizzare la situazione di queste tre attività e capire perché fu elaborata una valutazione differente rispetto a queste tre attività. Cominciamo dall'agricoltura. E l'agricoltura, intanto non sarei così drastico di dire che è solo il primato della politica che fa mettere in secondo piano il lavoro, perché anche qui non dimentichiamo che la politica da quanti era esercitata nelle città antiche? Era una minoranza, inevitabilmente, anche in una democrazia come Atene era sempre una minoranza di cittadini maschi, adulti, liberi. E non tutti, perché c'erano poi i poveri, che insomma la situazione è molto più complicata. Cominciamo dall'agricoltura. Ecco, l'agricoltura gode di uno statuto particolare, ma perché? Ma perché l'agricoltura è legata anche al possesso della terra, alla proprietà della terra. E non dimentichiamo, e qui entra certamente in gioco la politica, che solo i cittadini possono godere di proprietà della terra. Non gli stranieri. Poi sugli stranieri torno.
E allora l'agricoltura, se noi vediamo i testi antichi, vediamo che si carica a volte anche di valori positivi. Intanto perché legata alla proprietà della terra assicura un certo status di libertà. Anche qui distinguendo, ovviamente, tra piccolo proprietario e poi grandi proprietari, come saranno poi soprattutto a Roma. Perché a quel punto ci possiamo chiedere, ma chi lavorava la terra? Beh, è chiaro, in determinati casi il piccolo proprietario lavorava lui direttamente la terra con i familiari e uno schiavo, come si diceva già, si diceva ai tempi di Esiodo, o qualche schiavo. E qui entra in ballo un'altra questione. Cioè, se non teniamo conto della presenza della schiavitù nel mondo antico, parlare di lavoro non ha molto senso. Erano gli schiavi che in buona parte assicuravano un certo tipo di lavori. E questo spiega quindi le ambivalenze che ha però l'agricoltura nelle valutazioni poi anche degli intellettuali. Perché da una parte si carica anche di valori morali l'idea dello sforzo legata alla figura del piccolo proprietario che poi anche il soldato, il cittadino soldato, che quindi sa affrontare le fatiche, i pericoli, eccetera. E troviamo in determinati testi una valutazione positiva del lavoro agricolo in questo senso. Ma sono casi particolari e in gran parte comunque il lavoro anche dei campi era svolto da schiavi, non parliamo poi a Roma dei grandi latifondi eccetera. La situazione cambia nei confronti dell'artigianato, il termine che indica l'artigiano, che viene usato per l'artigiano a volte in greco è demiurgos, che fa pensare a un certo apprezzamento nel senso che l'artigiano è colui che fornisce delle prestazioni per il demos, per la comunità, procura oggetti, produce oggetti. E qui, anche qui dobbiamo distinguere, fortunatamente abbiamo qualche scritto medico in cui antico, in cui il medico si autoproclama cheirotecnes, cioè uno che dispone di una tecnica che fa uso delle mani, e non pensiamo solo alla chirurgia, perché l'autore di questo scritto che si autodefinisce cheirotecnes non è uno che cura chirurgicamente, ma cura dieteticamente, eppure si autoqualifica come un tecnico delle mani. Un certo orgoglio professionale, quanto era condiviso, non certo dagli intellettuali, per cui, soprattutto i filosofi, per cui il lavoro manuale viene automaticamente screditato rispetto a quello intellettuale. Ora, chi esercitava le attività artigianali? Tra l'altro l'artigiano ha un altro status particolare, cioè mentre il proprio cittadino, agricoltore, piccolo proprietario della terra è legato alla sua città, alla sua terra, al suo contado, l'artigiano può svolgere le sue attività in varie città. Non dimentichiamo la figura dell'artigiano itinerante che va di città in città, i medici stessi operavano itinerando, non erano stabili residenti in una città. E questo fatto di itinerare significava un certo sradicamento rispetto alla città, allora si può capire le svalutazioni di questo tipo di attività. D'altra parte però gli intellettuali si rendevano conto che gli artigiani erano portatori di una forma di sapere, ecco le ambivalenze che caratterizzano la figura dell'artigiano. L'artigiano è uno che sa fare, sa produrre oggetti, sa spiegare perché e come fa a produrre certi oggetti, sa insegnare ad altri il suo mestiere. E Platone, questo è un tema su cui sono affezionato, assumerà questo aspetto dell'attività artigianale per riflettere su che cosa voglia dire sapere, saper fare. Ma il fatto che l'artigiano sia caratterizzato dal saper fare non si riverbera automaticamente in un giudizio positivo sulla sua figura sociale.
non automaticamente questo lo eleva socialmente dal punto di vista degli intellettuali. E quindi le ambivalenze che nei filosofi, in Platone, ma anche in Aristotele, caratterizza e attornia questa figura dell'artigiano. Non parliamo poi del commercio. Il commercio, bisogna anche qui fare una distinzione. Commercio all'ingrosso. Commercio all'ingrosso, che avveniva prevalentemente per mare, comportava una serie di rischi, di pericoli. Non solo, ma serviva a volte ad approvvigionare le città di grano, di olio. E quindi il commercio all'ingrosso poteva essere ricoperto da una certa valutazione positiva. Lo vediamo per esempio in Cicerone, la cosa è chiarissima. Non era la stessa cosa per il commerciante al minuto, il rivenditore, noi diremmo. E questa è una figura automaticamente declassata, che sovente già Aristotele la comparava all'usuraio. È uno che non aggiunge lavoro alle merci che vende. E quindi è come uno che presta soldi per avere soldi. E quindi è come un usuraio. Ma chi svolgeva soprattutto queste attività? Notate che se voi leggete le leggi di Platone, vedete che né artigianato né commercio sono esercitati dai cittadini della città che lui delinea in questo dialogo. A chi toccherà svolgerli? Agli schiavi, perché ci sono anche schiavi artigiani, e ai cosiddetti, e il commercio, ai cosiddetti meteci. E la figura del meteco è interessante. È una etimologia elaborata qualche decennio fa da uno studioso inglese. Meteco viene tradotto come equivalente alla nostra parola migrante. Uno che cambia oikos, che cambia residenza, che da una residenza passa a un'altra. Lo straniero che va a risiedere in un'altra città. E può, ad Atene, potevano svolgere attività artigianali, anche di grandi relativamente dimensioni. Penso, ad esempio, ai genitori dei due oratori Lisia e Demostene, che avevano degli atelier per fabbricare spade, eccetera, eccetera. E servivano tutta una serie di, avevano tutta una serie di schiavi al loro servizio in questi atelier. La stessa cosa per i meteci, per il commercio. Il commercio era esercitato prevalentemente da questo tipo di figure. L'ideale degli intellettuali filosofi era di affidare queste attività. Non il Platone della Repubblica, è un caso più complicato, ma non mi posso fermare qui, affidare queste attività dei non cittadini. Dei non cittadini. E veniamo all'ultimo punto, non voglio prendere troppo tempo, il tempo libero. È chiaro che la nozione di tempo libero si colloca in modo diverso. Esisteva una nozione greca equivalente a quella del nostro tempo libero, scolè. Da cui scuola, scuola. Cioè è il tempo libero dalle attività lavorative che il cittadino può dedicare alla politica, quando è abbastanza benestante da non dover lavorare lui stesso insieme a qualche schiavo alla sua terra. Ed è soprattutto l'intellettuale, ma l'intellettuale benestante. Perché non esistevano istituzioni educative pubbliche, le università pubbliche, le scuole filosofiche erano scuole private. E quindi il tempo libero diventa la scolè, diventa il carattere proprio di chi svolge poi queste attività intellettuali. E allora ecco che di qui si dipana poi il nostro termine scuola, eccetera, eccetera. E quindi è chiaro che si configura diversamente la nozione di tempo libero rispetto alla nozione che abbiamo noi oggi di tempo libero, proprio perché noi abbiamo anche una nozione unificata di lavoro. Quindi il tempo libero caratterizza il pandan di tutte le attività lavorative in qualche modo.
L'ano, l'ano è una sfera che si stacca completamente dal chi lavora. Il filosofo, badate che il filosofo può anche essere un non cittadino, eh? Aristotele è stato per più di 20 anni in Atene ed era un meteco, era un migrante Aristotele, non era un cittadino, però svolge la sua attività, è caratterizzata dal massimo di scolè possibile, al massimo di tempo libero possibile, può dedicarlo integralmente alle sue attività intellettuali. Quindi vedete che tempo libero non si sovrappone assolutamente alla nostra nozione di tempo libero. Ma ci sarebbero tante altre cose, sono stato un po' grossolano, sono andato un po' per le spicce, ma spero di aver detto qualcosa. Grazie. Grazie. Grazie professore, davvero. Adesso facciamo un salto in avanti, arriviamo ai tempi pandemici. Abbiamo detto che è cambiata storicamente l'accezione che diamo al lavoro, ma è cambiata anche la nostra percezione. Un tempo il mestiere era solo uno strumento, un mezzo per vivere. Oggi molto più spesso è un elemento importante nella costruzione della nostra identità. Io ho presentato i nostri ospiti citando qual è il loro mestiere. Quando veniamo introdotti a una persona fino a quel momento sconosciuta, è probabile che una delle prime domande sia di che cosa ti occupi nella vita. Quindi, appunto, considerato il suo profilo generazionale e occupazionale, mi piacerebbe da lei innanzitutto una riflessione su questa connessione tra identità e occupazione, anche alla luce, Mercur ricordava il riorientamento professionale, le dimissioni, ma c'è stata anche un'ondata di licenziamenti post-pandemici. Infine si è citato il telelavoro, più conosciuto in Italia sotto l'espressione di smart working, cioè siamo in casa in pigiama col nostro laptop sul divano e abbiamo l'impressione di non avere un impatto sull'ambiente. Sono molto curiosa di domandare, anche alla luce dei suoi recenti interessi di indagine, se è proprio così o se esiste un impatto, se esiste qual è, di tutto questo lavoro da remoto sull'ambiente. Grazie. Grazie. Buonasera a tutte e tutti. Io sono qui anche in rappresentanza del quotidiano Domani, appunto nel tempo libero che vi lascerà il festival, anche noi ne abbiamo uno alle Gallerie d'Italia e parleremo di crisi climatica. Però mi ha colpito una cosa che ha detto il professor Cambiaro prima sul distinguere la realtà del lavoro dal racconto del lavoro, quindi chi racconta il lavoro non necessariamente riporta la realtà del lavoro, e mi ha fatto pensare ai mondiali in Qatar, ai mondiali in Qatar ai quali stiamo assistendo, che sono fondamentalmente un evento fondato sulla schiavitù. Noi stiamo ogni giorno mandando in onda, discutendo, magari anche appassionandoci, a un evento che è fondato su una cosa che non accetteremmo mai nella sua realtà se ci venisse raccontata nella sua realtà, che è appunto la schiavitù. E questa è una cosa che ci fa capire quanto il ruolo del lavoro nelle vite attraverso le generazioni e nel nostro mondo contemporaneo stia cambiando, anche in un modo che probabilmente non abbiamo ancora percepito e registrato. E il titolo di questo evento è appunto Il lavoro della Grecia antica alla società capitalistica. Io sono un giornalista, quindi non sono uno studioso, non sono un accademico, sono quindi un osservatore della società capitalistica perché mi occupo di crisi climatica. Quindi il mio argomento è il clima, il mio argomento è l'ecologia, e quindi io di cosa mi occupo? Mi occupo degli effetti delle esternalità negative del capitalismo, che sono la grande storia di successo del capitalismo, e averci permesso di dimenticare quali sono le sue esternalità negative, averci permesso di rimuovere di non vedere le conseguenze, di rimuoverle. E quindi oggi probabilmente siamo nella fase storica in cui tutta questa rimozione sta avvenendo a galla, come in un bagno otturato, all'improvviso tutto sta avvenendo alla superficie, tutto quello che di organico avevamo provato a rimuovere. E io questo ve lo racconto perché io come giornalista sono reduce da un evento
che si chiama COP27, che forse avete sentito nominare, che si è tenuta in Egitto nel mese di novembre. Un brevissimo excursus per chi non lo sa, sono le COP, sono le conferenze negoziali dell'ONU sui cambiamenti climatici. Il numero è un elemento decisivo di questa sigla perché sono annuali, questa è la 27ª, quindi si tengono dalla metà degli anni 90. La prima fu nel 1995 a Berlino, COP1, sono basate su un accordo quadro dell'ONU che risale al 1992. Vi racconto questa cosa per dirvi che inizialmente le COP, quando si svolgevano, erano sostanzialmente delle conferenze ambientali, quindi si parlava di ecologia, si parlava di tematiche ambientali e si parlava di come provare a ristrutturare, soprattutto prevenire un problema futuro, perché il tempo verbale delle conferenze sul clima degli anni 90 era il futuro. Oggi le COP sono diventate delle conferenze sul capitalismo, ed è per questo che ve le cito, perché questo è un incontro sul capitalismo e su cos'è il capitalismo. Sono diventate forse l'unico luogo dove si discute apertamente del ruolo che ha il capitalismo nella nostra società e si negozia il capitalismo. Quindi è interessante per me da giornalista assistere alle conferenze sul clima, che sono un negoziato multilaterale in cui arriva tutto il mondo altro, il mondo che non vediamo, il mondo che non c'è al G20, che non c'è al G7, il mondo che di solito non ha diritto di parola. Quindi quello che è interessante raccontare a questi eventi sono i piccoli stati insulari del Pacifico, sono i paesi disperati dell'Africa, perché è il mondo che non ha parola, quindi è il mondo delle esternalità negative, quelle che noi abbiamo rimosso, e lì prendono la parola. E quello che accade è che appunto stiamo negoziando l'impensabile, perché alle COP, magari senza nemmeno accorgercene, perché noi siamo ancora convinti che lì si parli soltanto di atmosfere, di emissioni, stiamo rinegoziando il capitalismo. E tutta una serie di temi che sono emersi in questa COP27, che ufficialmente era una COP di transizione, perché si dice spesso che ci sono le COP importanti e quelle meno importanti. Importante COP del protocollo di Kyoto, importante COP del protocollo dell'accordo di Parigi. E invece questa doveva essere una COP di implementazione, quindi capire come fare le cose che abbiamo già deciso di fare. Ma in realtà nella crisi climatica nella quale ci troviamo, e sono sicuro che qui a Torino io non vi devo spiegare niente sulla crisi climatica, non ci sono più COP di transizione, sono tutte importanti, tutte decisive, e in tutte si rinegozia la forma del mondo. E quindi si è parlato di ristrutturare l'intero sistema del debito globale, e se ne è parlato sull'onda di una proposta che arriva da un paese piccolissimo, da Barbados. Quando mai si poteva immaginare che un paese piccolo come Barbados potesse spingerci tutti noi a discutere di forse è giunto il momento di ripensare l'architettura del sistema Bretton Woods? Ed è quello che sta succedendo. Oppure si è deciso di creare, e questo l'avrete letto sui giornali, un fondo per risarcire i danni e le perdite della crisi climatica. E forse non ci rendiamo ancora conto di cosa significa creare un fondo di finanza internazionale di risarcimento delle nostre colpe climatiche, delle colpe che sono legate al nostro sviluppo. E questa, al di là del giudizio che se ne può avere, questa è la realtà, questa è una cosa che diventerà operativa nel giro di 2 anni, quindi è quello che noi vedremo nella legge finanziaria del 2024. Noi dovremo allocare dei miliardi di euro per risarcire Vanuatu, le isole Marshall, il Chad, del fatto che noi abbiamo costruito l'autostrada del sole, del fatto che noi abbiamo costruito il nostro modello di sviluppo sul carbone e poi sul gas, e questo sta distruggendo l'atmosfera. Questa è una cosa che cambia tutti i rapporti del mondo, cambia la forma del mondo, il fatto di doverci porre rispetto alla realtà in questi termini. E io vi sto raccontando questo perché quello che vedo da osservatore di questo tipo di azione per il clima è che in questo momento ci sono due modelli, due possibili soluzioni che si stanno scontrando, ed è proprio uno scontro di civiltà. Perché il primo modello è la risposta finanziaria alla crisi climatica, quindi risolvere il problema del clima con gli strumenti che hanno creato il problema del clima. Quindi sostanzialmente affidarci alla ricerca tecnologica e al trasferimento finanziario. Questo è un modello. L'altro modello, che nel negoziato appunto multipolare e multilaterale delle COP sta emergendo con molta forza, ma sta emergendo con molta forza anche nelle nostre società, ed è qui che poi vorrei arrivare, è risolvere la crisi climatica ripensando il sistema che ha causato la crisi climatica, quindi ripensando tutti i modelli di sviluppo e ripensando tutta una serie di concetti che magari, non so, vi farà anche venire un po' di freddo addosso a dover dire, però verbalizziamolo, ripensando per esempio l'idea della crescita infinita, che è quel tema che fa litigare le persone alle cene, che poi a un certo punto le risorse del mondo finiscono, perché le risorse del mondo sono qualcosa di fisico, quindi sono qualcosa
che fisicamente a un certo punto finirà, quindi fisicamente a un certo punto arriverà una generazione che dirà il mondo è finito, non si può andare avanti con la pretesa che sia una cosa necessariamente positiva raddoppiare la produzione di tutto ogni 30 anni. Questo a un certo punto non sarà più fisicamente possibile. E tutto questo ha ricadute sulla vita di tutti noi, e soprattutto ha ricadute sulla vita delle generazioni che vanno dalla mia, che sono già una generazione ben di mezzo, a quelle più giovani di me, e quindi anche sul ruolo che ha il lavoro nella nostra vita, nella nostra società. Ed è poi lì che tutto questo cambiamento, che è un cambiamento ecologico, ma anche un cambiamento politico, diventa poi un cambiamento esistenziale. Perché, e forse chi ha 20 anni in questa sala lo capisce meglio, questa è anche una delle società più infelici della storia. E una delle società più infelici, ce lo dicono tutti i dati sui suicidi, dati sul consumo di psicofarmaci. E una cosa che deve entrare nel discorso sull'ecologia è proprio l'idea della felicità. Perché le ragioni del collasso ecologico e le ragioni di questa specie di collasso emotivo che stiamo vivendo sotto traccia, perché finché avremo il privilegio di non guardarlo, proveremo a non guardarlo, ma sta accadendo, sono le stesse, e alla fine quello che sta svuotando le risorse del mondo, quello che sta saturando l'atmosfera e quello che sta privando molte persone del significato della propria vita e del proprio destino, perché appunto sempre legato all'idea di che la domanda che ci si fa alle cene è di cosa ti occupi, e se non è una buona risposta da dare ti senti fuori posto a quella cena. Tutte queste cose hanno una stessa radice e possono avere una stessa soluzione. E quindi probabilmente il capitalismo oggi, quindi la seconda parte del titolo di questa conversazione, ha una crisi di credibilità che non si vedeva da decenni. E appunto io vengo dalla generazione che ha provato a dire che un altro mondo era possibile, e evidentemente non è stato possibile, perché poi quella generazione, quella di Genova 2001, ha fallito la sua missione storica. Però in questo momento la generazione che ora sta prendendo la parola in politica sta portando un'altra verità che è molto più complessa da maneggiare, che è un altro mondo è assolutamente necessario, non c'è un'alternativa. E quindi, come diceva Mark Fisher, appunto è più facile pensare alla fine del mondo che alla fine del capitalismo, ma il punto è cosa succede quando la fine del mondo e la fine del capitalismo coincidono. Ed è esattamente il punto in cui ci troviamo oggi, il punto della storia in cui ci troviamo oggi, in cui obiettivamente, ma questo sia alle COP dell'ONU, che è in questo tipo di incontri, che è nella politica istituzionale, che è in quella più conflittuale di strada, ci sono più domande che risposte. Però in questo momento vedo che nel giro di pochissimi anni, sia per l'accelerare della crisi climatica, sia per la pandemia e lo smart working, e il cambiamento del mondo del lavoro, sia per l'arrivo di nuove generazioni sul campo della politica, che giustamente affrontano la politica come se la stessero reinventando, stiamo avendo tante domande e poche risposte. Però è un momento, secondo me, da questo punto di vista, e anche sul tema del lavoro, estremamente fertile, perché ci stiamo facendo domande che non ci eravamo mai fatti. Anche le domande di questa serata erano domande che 10 anni fa, 20 anni fa non ci saremmo posti. Il lavoro non veniva messo in discussione dalla nostra società. E invece ora sì, per tutte le cose che abbiamo detto. Grazie, grazie. Grazie veramente a tutti e due i relatori per i contributi e anche per l'estrema sintesi. Ringraziamo anche Daniel Mercure e Stefano Feltri, che non sono stati presenti ma ci hanno regalato questo contributo video, di cui noi abbiamo visto solo una selezione. Sono sicura che la versione integrale sarà presto disponibile online. Grazie ai nostri ospiti, grazie a tutti voi di essere stati qua. Purtroppo non c'è tempo per dibattito, perché incombe un altro incontro dopo di noi. Buona serata, a presto.